raddoppiata, come potete vedere. Aumentate di casomai la qualità del video, la mettete in 720, così c'è proprio la massima qualità. Poi, vabbè, qui questo è un mio carro, non fateci caso. Poi abbiamo qui questo bel trattorino, chiamato pure Osso. Io lo chiamo Osso, sempre la Ursus, esattamente. Esattamente, è un osso veramente. Esattamente il nome del trattore C45, abbiamo il C330, il 50.044, l'8.014H, l'11.024, il 15.014, basta. E questo trattore è fighissima l'accensione, che io l'avrei prolungata un po', nel senso gli scopi li avrei prolungati. E adesso vi faccio sentire anche il clacson. Ecco, sentite come si è acceso. Io avrei prolungato quei 2-3 scoppi. E sentite adesso il clacson, che è fighissimo. È bellissimo, stupendo. Poi abbiamo, diciamo che anche più in teoria andiamo avanti, più il gommino, il tappino, diciamo, dello scarico si alza. Anche questa ovviamente curata molto nei dettagli. Proprio anche la testa davanti è fatta molto molto bene. Il clacson è fighissimo. Starei qua un'ora a suonarlo. E lo spegnimento viene, ecco, solo così. Comunque io per l'accensione andrei a modificarlo. Dopo casomai me la modificherò, e comunque mi prenderò questo trattorino qua, perché è una bomba. Poi andiamo... praticamente gli altri mezzi, abbiamo un carro per la raccolta delle balle quadre, una imballatrice a balle tonde, non molto grandi mi sembra, un ranghinatore, ecco qui, che praticamente va aperto. Tanto vi faccio vedere anche il 5044, molto piccolino, forse va bene più che altro paivigne. Vedete, allora dovete prima aprirlo, che allora si aprono le cose ai lati, poi potete accenderlo e spegnerlo. Su che ci siamo, che il trattorino non hanno cose, diciamo, particolari. Solito clacson normale, lampeggianti con il tasto home, basta, non c'è altro. Questi sono ovviamente fatti ovviamente molto bene, anche i dettagli sono... Qui praticamente sembra ci hanno messo la foto reale. Visto che ci siamo, finiamo qui. Poi abbiamo quello per ravvolgere, diciamo, le balle con il telo, ovviamente balle tonde, che comunque penso farò, lo comprerò nella serie, quindi continuate a seguirla, anche se le puntate magari non escono proprio diciamo ogni giorno, però per problemi appunto anche di connessione non riesco, e comunque penso di comprarla, perché magari così la compreremo, dai, compreremo anche questa imballatrice tonda qua, invece della Crown quadra che abbiamo, prendiamo questa qui. Poi abbiamo l'8014H, anche interni abbastanza, insomma, dettagliati, un po' come tutti. Abbiamo anche la radio su frequenza 103.6, non so che radio sia. Abbiamo la zavorra davanti, ovviamente non si toglie, non si mette niente, non vi danno neanche, diciamo, la finestrella in alto con eventuali opzioni. Avete solo il tasto F per i fari, che comunque tanti mi chiedono anche come si accendono i fari. Ragazzi, ve lo dice anche il gioco quando viene sera, non preoccupatevi. L'11024 ovviamente fa tutti molto bene. Luci davanti, luci dietro, questo è senza lampeggianti, io li avrei messi così, giusto perché non metterseli. Interni comodissimi, aria condizionata, sì, occhio. E niente, questo è quello che è. Ovviamente vi ho detto, non ci sono comandi supplementari come le mod e quant'altro, questi sono semplici così. Ve li mettono anche nei trattori originali del gioco, quindi che volete di più? Questo abbiamo il 15014, e funziona molto bene ovviamente,
tutto a posto, ecco. Ora andiamo all'ultimo, che potrebbe essere molto interessante, che sicuramente lo comprerò anche nella serie. Abbiamo il 15014 con il caricatore frontale. Il caricatore frontale, ovviamente vi danno la pinza, come vedete bene in questo adesso, per le balle tonde, che sicuramente funziona molto bene, che comunque avevo anch'io una mod della pinza che potete trovare nel pack numero 9, visto che magari non potete comprarvi. Abbiamo una benna, una pala, insomma. E poi abbiamo la cosa per le forche, per le balle quadre, quella per i bancali, quest'altra che dovrebbe essere sempre per il silato, se non sia per il lettame, roba del genere, e anche questa qui siamo sicuri che è per il silato. Ecco, quindi vi danno queste forche qui più quella, questa qua. Ovviamente con il tasto sinistro del mouse muovete, diciamo, il pezzo qua. Quindi tasti K, J, M, eccetera. E più abbiamo... Aspettate. Ecco, io si potrebbe usare i tasti, il tasto destro del mouse, ma se uso il tasto destro del mouse mi compare il cursor play. E ecco qua, il trattore comunque funziona molto bene, che penso di comprare il trattore, insomma, con... quella cosa per le balle tonde. E anche questo va alla grande. Quindi io direi che, appunto, questo è il pack Ursus, quello che cercano tutti. In giro c'è un video con le crack, io non li ho provati, potrebbero anche funzionare, non so, però non voglio rischiare a mettere link e quant'altro per evitare violazioni, come infine è successo con il video di farming che avevo. Quindi questo è tutto, le mod sono queste, non è che fosse stata chissà quale cosa. Comunque niente, molto bello, soprattutto perché vi danno anche l'imballatrice con, appunto, il coso per coprirle con il telo, e vi danno anche il caricatore frontale munito già di pinza e tutto quanto per le balle tonde, che nell'originale vero e proprio non c'è. Quindi è un pack che potrebbe servire, però non essenziale, diciamo, che ormai con le mod anche questo pack è un po' diciamo da sorvolare. L'unico trattore bello secondo me è questo qua, una bestia proprio. Niente, quindi io vi saluto con questo, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao, e non dimenticate un bel mi piace.